Differenze tra la pubblicità in TV e la pubblicità sui social. Eh sì ragazzi, oggi in esterna parliamo di questo tema a mio avviso davvero importante che avevo voglia di portare sul canale. Farò una riflessione tra le principali differenze e quindi seguimi fino alla fine. Se il video ti piace iscriviti al canale e lascia un bel like sul pulsante che vedi qui sotto, perché aiuta l'algoritmo a fare in modo che questo video sia visto da più persone possibili. La pubblicità esiste da sempre, magari registrerò un bel video un giorno raccontando quella che è la storia della pubblicità, del marketing, dell'advertising in generale. Ma da sempre, da quando siamo piccolini, siamo più abituati a vedere la pubblicità in TV anziché sui social. In fin dei conti basta pensare a quando addirittura c'era il carosello, no? Che c'era addirittura uno spazio riservato solamente alla pubblicità, oppure nel tempo quando trascuravamo le giornate davanti alla TV per magari guardare i cartoni animati quando eravamo piccolini e uscivano tutte le promozioni di Natale, i giochi da richiedere a Babbo Natale, eccetera eccetera. E oggi che la pubblicità è ancora più presente in TV, solamente che oggi ci sono anche i social che si sono imposti nella nostra quotidianità e si sono imposti anche come piattaforma di advertising. Facebook in primis, c'è Instagram, c'è YouTube, ce ne sono veramente tanti e ci sono veramente tanti modi di fare pubblicità anche online e non solamente in televisione. Dall'altro lato invece la televisione rimane uno dei media più classici, più storici che esistono, che hanno cambiato generazioni, e invece dall'altra parte i social che in pochissimi anni hanno sempre preso più piede. Quindi quali sono le principali differenze, quali sono i vantaggi e perché dovresti scegliere uno o l'altro? Beh, le principali differenze stanno principalmente nella piattaforma. Un media come la televisione ha un determinato target, un media invece come i social ne hanno un altro. È come se fosse effettivamente un incubatore, un involucro completamente diverso l'uno dall'altro. Ed è anche vero che il target in alcune parti può essere diverso. Da un lato abbiamo i social, in particolar modo Facebook, ma anche Instagram e Google, YouTube, dove abbiamo la possibilità di targetizzare nel dettaglio, se vogliamo, il pubblico che ci serve. Supponiamo che ci servano tutte le persone magari interessate a un tema, a un argomento, a un personaggio pubblico, a un libro, di una determinata fascia età, che vivono in un determinato luogo, che parlano una determinata lingua. Beh, con i social oggi possiamo farlo. Dall'altro campo abbiamo sì la televisione, che effettivamente ha un palinsesto, che tratta diversi argomenti, che raggiunge un determinato pubblico, ed è anche vero che quindi anche lì abbiamo una sorta di targetizzazione meno, se vogliamo, affine rispetto ai social. Eh sì, perché sui social noi possiamo tracciare i comportamenti, i dati demografici, possiamo sapere cosa hanno guardato. In alcune piattaforme come ad esempio Google possiamo anche vedere cosa hanno cercato, quindi andare incontro a una ricerca consapevole, mentre la televisione è più un utente passivo, e in questo, se vogliamo, ricorda anche Facebook. Quindi la prima differenza che abbiamo è principalmente sulla tipologia di target. Entrambe le soluzioni ci danno la possibilità di avere un target dettagliato o comunque interessato a un determinato argomento. Nel caso della TV comodo anche il palinsesto, perché qualora volessi uscire con il mio promo, con la mia pubblicità vicino a un determinato programma, vicino a una determinata diretta che tratta magari un determinato argomento, posso farlo e quindi cercare un pubblico più in target. Dall'altro lato i social sicuramente hanno una profilazione molto più mirata, più dettagliata anche su quelli che sono i comportamenti e appunto le ricerche consapevoli. La principale differenza sta nel fatto anche del target. La persona guarda la televisione perché magari sta guardando un programma, sta seguendo un film, una serie televisiva, e spesso la pubblicità viene visto proprio come momento per interrompere e momento come estraniarsi o fare quelle cose che in quel momento non si stavano facendo, quindi non viene poi effettivamente assorbita. Mentre la pubblicità nei social si incastra, se vogliamo, a pennello, va più incontro alla user experience che l'utente sta facendo, e quindi chiaramente si incastra meglio, passa, possiamo più dire, più inosservata. E se i media buyer dall'altra parte sono molto abili, beh, sembra anche poco una pubblicità, quindi l'utente casca nel senso buono nel tranello dell'advertising. Invece una differenza sostanziale, ancora più marcata se vogliamo, appartiene ai costi. Da una parte abbiamo i social, dove il capostipite è Facebook, che ovviamente ha dei costi veramente bassi, seguiti da Instagram, perché ovvio è della stessa famiglia, poi Google e poi YouTube. Di là invece nella TV tradizionale, tra l'altro in descrizione trovate un video dove ho analizzato i costi per fare una campagna pubblicitaria direttamente sulla Rai, la trovate in descrizione anche qui sopra. Beh, i costi sono notevolmente astronomici rispetto ai social. Cioè, è vero anche che possono essere più impattanti, però sicuramente se state cercando una campagna pubblicitaria più profittevole con un budget minore, sicuramente su Facebook potete raggiungere centinaia, migliaia di persone con un budget più piccolo rispetto alla televisione. Però non guardate solamente il budget, voglio darvi anche questo
accorgimento, questo tips, perché l'importante è essere col giusto messaggio messo davanti al giusto pubblico. Se il vostro pubblico guarda la televisione, segue un tema, insomma, se dallo studio del vostro buyer persona capite che è una persona che utilizza la TV, sicuramente potrebbe essere davvero interessante fare una campagna in televisione. Viceversa, se volete raggiungere il vostro pubblico sui social, lo potete fare tranquillamente. Il terzo aspetto che voglio sottolineare quest'oggi con voi è com'è cambiata la nostra vita, com'è cambiato il prospect, il potenziale cliente. Una volta, ad oggi, anche in parte, abituato a guardare la televisione come qualcosa che trasmetteva le novità, l'altra parte del mondo, se vogliamo, e un utente passivo che sta lì e guarda quello che gli viene incontro. Dall'altra parte, invece, un utilizzatore molto più attivo, se vogliamo. È vero, anch'esso magari è su Facebook, su Instagram per passare il tempo, ma è pronto a commentare, molto più pronto a dire la sua ed essere molto più presente. Quindi tenete in considerazione anche questo quando state scegliendo la piattaforma dove fare advertising. E ricordatevi sempre che non c'è solo Facebook, ce ne sono tantissime, e il mio scopo con questo canale non è solo di illustrarvi tutto quanto, di condividere con voi quelli che sono le mie strategie e i miei segreti. Quindi queste erano le tre principali differenze tra la televisione e i social oggi. Se volete altri video del genere basta lasciare un commentino qui sotto e ve li porto molto volentieri. E da Ale Lorenzi è tutto, ciao!